Buonasera, siete collegati con la web TV Glocal Community del blog Raffaele Barone WordPress.com. Questa sera vogliamo affrontare un tema che riguarda la partecipazione, la leadership e l'identità. Vi ricordo che domenica 28 di aprile dalle 8 alle 21 si vota in piazza Carafa, Gran Michele, per eleggere, diciamo, il candidato a sindaco della coalizione per lo sviluppo della città di Gran Michele. Quindi io naturalmente vi invito a sostenermi e in questo senso appunto volevo affrontare questo tema, il tema della partecipazione. La partecipazione è una forma anche di governo ed è una delle forme di democrazia. La democrazia si esprime attraverso il voto, attraverso le leggi, ma si esprime soprattutto attraverso la partecipazione. Quindi la partecipazione di domenica all'elezione delle primarie è una forma appunto di contare, di decidere, per esempio decidere chi dovrà essere il candidato di questa coalizione civica per lo sviluppo di Gran Michele. Quindi io mi auguro che domenica i cittadini di Gran Michele numerosi partecipano a questa votazione in piazza, non si paga, è garantito il segreto dell'urna, mi sembra che il comitato organizzativo sta organizzando bene questa manifestazione. Quindi la partecipazione è importante. Nel mio programma l'avete visto, il mio programma, le idee, i progetti, l'abbiamo chiamato un programma partecipato e sostenibile. Perché è importante la partecipazione? Perché la partecipazione è anche una forma, è una modalità di governo di una città, di una comunità. E la partecipazione ha anche una sua storia, seppure recente. È stata per la prima volta si è parlato di partecipazione alla conferenza di Rio de Janeiro nel 92 sul tema dell'ambiente e sviluppo. E poi tutta la modalità di come si organizza le forme partecipative sono inserite dentro il documento di Agenda 21. Che cosa determina un po', qual è la chiarezza, qual è l'obiettivo e le definizioni delle modalità partecipative, la chiarezza degli obiettivi, l'attenzione e coinvolgimento degli attori locali e la libertà di adesione al programma di qualunque soggetto pubblico e privato. Allora, come si determina poi un po', praticamente la partecipazione? La partecipazione si determina attraverso il fatto che l'amministrazione comunale deve creare un atteggiamento cooperativo e costruttivo. E questo atteggiamento è favorito da un'azione amministrativa di tipo trasparente. Com'è che poi nelle fasi si sviluppano le forme di partecipazione? Uno, attraverso una informazione, per esempio questo tipo di informazione, l'informazione web interattiva, il funzionamento dell'URP, dell'Ufficio di Relazione Pubblico. I consigli comunali aperti, per esempio, ai gruppi di interesse, le consulte. Ecco, queste sono delle forme in cui il cittadino deve essere informato su ciò che succede nel comune e soprattutto su alcuni temi specifici che interessano la vita dei cittadini. Il secondo aspetto, seconda fase della partecipazione dei cittadini alla governance della città è la consultazione. Nel senso che è possibile, e io mi auguro che se dovessi essere eletto io sindaco, attiverei queste modalità. La consultazione significa consultare i cittadini su alcune questioni specifiche, attraverso i focus group, attraverso i questionari, attraverso referendum o anche attraverso punti di ascolto. Quando si deve fare una scelta, penso a tutto ciò che riguarda lo stile di vita dei cittadini, non lo so, penso all'utilizzo della piazza, a dove allocare alcune manifestazioni, come organizzare alcuni eventi. Per esempio, la consultazione permette di creare un consenso, una partecipazione attiva dei cittadini che ci permette poi di far funzionare meglio il comune. E per finire,
quello che si chiama la progettazione partecipata. Significa coinvolgere gli attori locali, noi li chiamiamo gli stakeholders, i gruppi di interesse, sia pubblici che privati, che possono partecipare alla progettazione di un evento, di una piazza, alla progettazione di aspetti urbanistici, alla progettazione di programmi di sviluppo socio-economico, alla progettazione di programmi di servizi sociali, eccetera. Quindi questo passa attraverso il coinvolgimento degli attori, dei gruppi di interesse che vengono sociali, culturali, economici, che vengono praticamente coinvolti sia nella fase della progettazione, nella realizzazione e poi nella verifica della realizzazione di questi progetti. Ecco, questo voglio farvi alcuni esempi rispetto a questo tema. Per esempio, qualcuno mi dice come affronterai il problema della sicurezza. Ecco, il problema della sicurezza passa attraverso queste modalità partecipative. Il problema della sicurezza ha un aspetto legato, come dice, all'ordine pubblico, al controllo da parte delle forze dell'ordine, ma funziona molto bene quando c'è la partecipazione dei cittadini a garantire informazione corretta, coinvolgimento dei cittadini, in modo tale che le forze di sicurezza e il cittadino si sentano vicini, collaborano, cooperano per garantire sicurezza nella città. E poi il rapporto fra la pubblica amministrazione, le forze dell'ordine e per esempio la prefettura, la questura. Ecco, questo vedete che le forme partecipative, poi magari strumenti di natura logistica, di natura tecnologica, che possono permettere a una città di partecipare a garantire una città sicura. Un altro tema, per esempio, questi mi hanno segnalato una questione che riguarda circa 300 famiglie, per esempio il caso dei pendolari di Gran Michele, dove si è creato una sorta di conflitto, di sfiducia fra i cittadini e la pubblica amministrazione, la modalità organizzativa di questo servizio. Ecco, questo per esempio è un classico esempio di come si può sviluppare questa modalità partecipativa. Per esempio, questi cittadini che compartecipano, una parte mette dei fondi per il trasporto degli studenti che vanno per esempio a Caltagirone, una parte di finanze sono messe dalla regione, una parte dai cittadini. Ecco, questo è il classico esempio in cui va costruita la partecipazione. Ecco, questo è un classico gruppo di interesse che attraverso queste modalità che vi ho detto è possibile costruire un programma partecipativo dove i cittadini sono informati e dove si definiscono le regole e la modalità di organizzare un servizio. La stessa cosa vale per quanto riguarda ad esempio i gruppi di volontariato. Il volontariato e la pubblica amministrazione attraverso queste modalità che vi dicevo partecipative possono garantire un'organizzazione dei servizi che abbia, come dice, una risposta efficace, perché poi il volontariato deve dare una risposta efficace di risposte in cui le parti possono svolgere bene la propria funzione, sia chi esercita la funzione di volontariato e chi è fruitore dei servizi. L'altra questione che volevo porvi riguarda specificamente Gran Michele. Il Gran Michelese, e io la chiamo la leadership. La leadership, ho fatto tanti studi sulla leadership. La leadership è qualcosa che in una comunità, in un gruppo, una comunità, un gruppo fa nascere un leader, fa sviluppare il leader. Il leader si sviluppa nella realtà quotidiana di ogni giorno. Sono stati fatti studi sulla leadership. Ci sono tre tipi di leadership: la leadership autoritaria, la leadership lassiva e la leadership democratica. E queste modalità anche i leader, i candidati, non alle primarie, ma i candidati già nella nostra città, se voi state attenti, già si caratterizzano per questa modalità. La leadership autoritaria è chi decide. Il leader decide, per esempio, si candida, non ascolta nessuno, va avanti. Spesso questi leader apparentemente vincono qualche battaglia, ma sostanzialmente vincono la guerra, perché poi l'aggressività che il gruppo, l'energia che il gruppo ha, finisce per scaricarsi contro il leader. Quindi, questo è, per esempio, il leader autoritario vincono le battaglie, perdono la guerra, sostanzialmente. La leadership lassiva, ne abbiamo un esempio, penso, se vince qualcuno nella nostra città, è quello che lascia fare, quello che dice
va bene, tutto si può fare, eccetera. Queste leadership recipe sono quelle che creano, le organizzazioni solitamente sono disfunzionali, non funzionano. Se un'azienda fallisce, se un comune non funziona bene. Quella che funziona meglio, si è visto nelle leadership, questo l'hanno studiato anche rispetto alle aziende, oltre che alle pubbliche amministrazioni, quelle che funzionano meglio sono le leadership democratiche. Le leadership democratiche possono perdere qualche battaglia, ma tendenzialmente vincono la guerra. Perché la leadership democratica, l'energia si distribuisce, il leader viene sempre più condiviso dalla collettività, dalla comunità, dal gruppo, e quindi è più solida, è più forte. Sembra più lenta, sembra più disfunzionale nella fase iniziale. Invece la leadership democratica è quella che ha visto che nella storia è sempre più vigente, è famosa il conflitto fra Sparta e Atene. Gli ateniesi erano molto decisivi, molto autoritari. Gli spartani alla fine hanno vinto gli ateniesi, che pure sembrava che perdevano, che soccombevano. Invece poi alla fine ha vinto la democrazia, le forme democratiche partecipative, la piazza, l'agorà, delle città ateniesi. E io voglio finire poi su questa questione appunto della leadership e dell'identità. Gran Michele ha una piazza, un'agorà molto grande, e ha una pianta esagonale molto strutturata, una specie di fortezza, un'organizzazione, qualcuno la chiama la città perfetta. Forse queste due questioni messe insieme, la forza di questa struttura urbanistica che incide nella mente, nella modalità, nello stile di vita delle nostre costruzioni, quindi la nostra mente, il nostro modo di funzionare, è questa piazza. A Gran Michele ci sono tanti angoli della piazza, ogni partito, ogni organizzazione ha il suo spazio, ha il suo spazio di confronto, il suo spazio di relazione. Gran Michele, in fondo, se ci riflettiamo, ha molto sviluppato questa forma competitiva. C'è stata molto, i gruppi sono molto confrontati. Per vincere alla nostra città di Gran Michele, tu devi sconfiggere un altro che è molto bravo. E infatti, forse la struttura urbanistica della città e questa agorà, questa piazza, ha permesso di sviluppare nel Gran Michelese una capacità di leadership. Il Gran Michelese, se ci riflettete, il gruppo dirigente di una città, io dico sempre il gruppo dirigente riguarda la classe politica, riguarda i professionisti, riguardano gli imprenditori in particolare, riguardano anche gli operai, le forme organizzative, le associazioni. Il Gran Michelese tendenzialmente, quando è fuori dalla nostra città, se ci riflettete, molti cittadini del Gran Michele hanno una capacità di leadership. Dove si mettono, hanno una capacità di leadership. E forse questo viene appunto da queste cose che vi dicevo io. Il Gran Michelese ha una forte identità. Quando qualcuno di Gran Michele è fuori, ci tiene a dire che è di Gran Michele, ci tiene ad affermare la sua origine, la sua appartenenza a questa città. Per questo vi dicevo, volevo sviluppare questi tre temi, che sono appunto la partecipazione, la leadership e l'identità. E io spero che noi nella nostra città di Gran Michele possiamo veramente continuare a sviluppare nella governo della nostra città, partecipazione dei cittadini ai processi di governo della nostra città, e fare in modo che la nostra città possa sviluppare la propria leadership a servizio del comprensorio, a servizio della politica per lo sviluppo della città, del comprensorio, perché no? Anche buoni esempi e modalità operativi che possono essere replicati per tutta la regione, per tutta la regione, e in più affermare questa identità della nostra città. Io spero che domenica siate in molti a partecipare alle primarie di Gran Michele. In fondo voglio dirvi questo progetto di lista civica per lo sviluppo di Gran Michele si muove nell'ottica di queste cose che vi dicevo. Gran Michele spero che possa partecipare allo sviluppo della propria città, allo sviluppo del comprensorio e della regione. E perché no, anche un contributo dello Stato. Io spero che questi cambiamenti che verranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, noi possiamo attrezzarci per avere progetti e sperare che quando inizia la fine di questa crisi, noi ci possiamo trovare per primi pronti e preparati con modalità organizzative, con una città
con una città organizzata che possa cogliere tutte le occasioni per i cittadini, per le imprese, per le famiglie, per la città, per il Calatino, in maniera tale che noi possiamo, come dice, vedere un po' con maggiore fiducia e speranza il futuro, visto che stiamo vivendo una crisi veramente difficile che coinvolge tutti noi. Buonasera e ci vediamo in piazza domenica 28 dalle 8 alle 21. Grazie e buonasera.